Il terzo appuntamento con la nuova formula di Trieste in diretta del venerdì ci porta in esterno, ci porta in Piazza Oberdan per parlare del Cantico dei Cantici di Marcello Mascherini. Lo facciamo assieme all'architetto Marianna Cerboni, che molte volte è stata nostra ospite a Trieste in diretta in studio e che ringraziamo per aver accettato la nostra richiesta di parlare. Intanto parliamo di un artista, no, architetto, un artista che Trieste conosce, che Trieste nomina molto, ma che forse non è così conosciuto come ci si potrebbe immaginare. Beh, in effetti, tra l'altro devo dire che Mascherini è stato ed ha tuttora una fama internazionale, in quanto sue opere si trovano per esempio in Belgio, si trovano in Nuova Zelanda, si trovano in Giappone. Durante tutta la sua vita, fin da giovane, lui ha avuto dei contatti con l'estero molto forti. Certamente a Trieste è noto, forse la gente non sa che ha questa fama internazionale. Io, tra l'altro, viaggiando in Belgio diversi anni fa, viaggiando proprio lungo ad Anversa, lungo la costa, vidi una scultura che mi ricordava qualcosa di noto e dopo seppi appunto che era Mascherini. Beh, lui è stato un uomo, come si dice, un self-made man, perché era nato nel 1906 a Udine in una condizione molto precaria, cioè figlio non riconosciuto. E la madre era una domestica, per cui in quei tempi bisognerebbe immaginare, i primi del Novecento, la condizione anche familiare, femminile, eccetera. I figli erano ancora figlio di NN, no? Che è una cosa bruttissima. Quindi lui poi venne da piccolo a Trieste con la madre e da lì, siccome scoppiò la Prima Guerra Mondiale, andò a Isernia, scapparono a Isernia, dove attraverso il contatto con artigiani locali lui in qualche modo incominciò ad approcciare la plastica, no? Cioè la terza dimensione, che già si palesava assieme al disegno come la sua passione. Poi ritornò a Trieste e qui frequentò l'Istituto Tecnico Volta, dove già sotto l'Austria si erano formati moltissimi artisti importanti. Uno dei docenti era stato per esempio Scomparini, e lì apprese il mestiere, però diciamo, e fu allievo di Asco. Asco è stato un importante scultore triestino che poi ha avuto molta fama a Milano, eccetera, e poi frequentò l'atelier stesso di Asco, dove ebbe modo, in questi colloqui molto frequenti con l'artista, di imparare meglio, più profondamente l'arte. Però non aveva fatto una vera accademia, per cui, e questa è una cosa che in qualche modo lui si portò avanti per tutta la vita e che lo affannò anche molto, perché non aveva dietro di sé proprio la protezione degli studi importanti, nonostante avesse un forte e precoce talento. Quando noi parliamo, architetto, dell'arte triestina, magari precedente al periodo di Mascherini, ma insomma, quando noi facciamo riferimento alla grande arte triestina, sostanzialmente ci concentriamo di più sui pittori che non sugli scultori, no? C'è questa grande teoria, diciamo, proprio di artisti in tal senso. Di scultori si parla un po' meno. Sì, la scultura è un'arte più complessa, cioè anche dal punto di vista proprio pratico-tecnico, nel senso che per disegnare, per fare un bozzetto, un quadro, uno ha una tela, un pezzo di carta, e per fare una scultura, insomma, tanto ci vuole la pietra, il ferro, cioè anche una certa forza. Anche se io ho conosciuto delle scultrici mingherline che facevano cose enormi, ma insomma. Quindi certo, la scultura comunque è un'attività più complessa e quindi riservata a un minor numero di artisti. Ma possiamo parlare anche di una tendenza artistica della scultura triestina così, diciamo, se non importante, così interessante come può essere la pittura triestina, oppure è un altro discorso? Ma no, noi abbiamo avuto degli importanti protagonisti, come per esempio Rovin, che è stato un veramente un grande maestro, come Ugo Carrà,
coevo di Mascherini, ma forse anche per la sua formazione familiare. Lui veniva dalla buona o alta borghesia, per cui diciamo non era forse spinto da quella necessità anche interiore di emergere che poteva avere un ragazzo di talento come Mascherini, che veniva proprio dal basso, dalla difficoltà, mentre la famiglia borghese, così agiata, di Carà era un altro punto di partenza. E poi avevano due temperamenti diversi, cioè Carà era più atarassico perché era greco-mediterraneo, no? E invece Mascherini era il friulano, chiamiamolo così, che interviene, ecco, quindi due mondi. Fu profeta in patria Mascherini? Sì, ecco, uno dei pochi casi in cui si dice Nemo profeta in patria, invece fu profeta in patria. Io tra l'altro me lo ricordo la prima volta che lo vidi al Teatro Verdi, all'interno, durante uno spettacolo. Lui fu anche uno scenografo di una certa importanza. E lo vidi, lui era in un palco, io avrò avuto 20 anni, non so, e lui aveva questa calotta che portava sempre in testa, ed era così, si capiva, un uomo protagonista e un po' ruvido, ecco, come fu profeta in patria, lo dimostra questa stessa statua, lo dimostra il guerriero che sta in Largo Riborgo, lo dimostra la sede della RAI dove ci sono altre sue opere. È stato sicuramente, e poi lui è stato al Circolo della Cultura delle Arti, in vari sodalizi importanti, fondatore, promotore, protagonista, presidente, cioè era un uomo che si dava da fare moltissimo e anche portava a Trieste personaggi come Alfonso Gatto, Sofia Loren, un sacco di Biagio Marin, aveva dei contatti fortissimi con Biagio Marin, cioè, e quindi anche un grande promotore culturale, quindi un uomo pieno di energia. C'è anche una definizione di Alfonso Gatto, che fu proprio amico anche, sì, di Mascherini, che fa un po' il paio con quello che ha detto lei, che proprio, come posso dire, traduceva questo carattere forse un po' duro, forse un po' spigoloso, proprio anche nel momento in cui Mascherini lavorava. Sì. Dicendo proprio quando lui crea si vede anche il rovello, si vede, sì, anche la rabbia. Sì, si vede anche la rabbia, una rabbia che agli inizi, parlo dal punto di vista stilistico, non era così evidente, perché un po' l'epoca, quindi la figurazione tradizionale che andava ancora, perché era il 1906, se non eri dell'avanguardia più spinta eri un figurativo, e lui era un figurativo che sapeva esprimersi con molta dolcezza, no? Con molta levità, con molta proprietà. C'è per esempio una sua statua della metà degli anni 30 che si intitola Erotica, che rappresenta una giovane donna distesa con le gambe un po' conserte, ed è una bellezza, quindi l'armonia, il talento intrinseco. Poi passa il tempo, lui giunge a forme più tormentate, soprattutto verso la fine degli anni 60, dopo la morte della moglie Nera, a cui lui era affezionatissimo, e lui, che viveva a Sistiana, nella parte carsica, e va in Carso e con la plastilina prende le impronte delle pietre e con quelle impronte forgia le sue nuove sculture. Quindi ecco il tormento che all'inizio visivamente non c'era. Allora parliamo adesso del Cantico dei Cantici, che tra l'altro ha una storia, insomma, c'è una piccola leggenda metropolitana, insomma, dietro a quest'opera, sembra che sia ispirata ad un fatto realmente accaduto, cioè un ragazzo nel 44, proprio in piazza Oberdan, aveva un appuntamento con la sua fidanzata, però venne rastrellato dai nazisti, condotto in risiera, e quindi questo forse è anche, come dire, un omaggio a questo appuntamento mancato. Va detto che questo giovane comunque sopravvisse, nel senso che riuscì appunto a sopravvivere alla risiera. L'opera che in quale momento arriva? È del 58. Sì, nella maturità. Nella maturità, perché lui aveva 52 anni praticamente, e infatti se guardate vedete questa
questa modernità che c'è rispetto ai primi tempi di Mascherini, no? Esce dalla forma tradizionale e c'è questo slancio verso l'alto che poi è una caratteristica di molte sue opere. Anche il monumento che lui progettò, il monumento ad Auschwitz, trova questi e altri per questi personaggi, questi protagonisti con le mani alzate. Questo è il Mascherini pieno, anche moderno, diciamo, della maturità. Dopo, verso gli anni 70, lui proprio abbandona la figura umana e si dedica a dei grandi fiori, che poi sono stati in parte contestati, in parte attribuiti al suo intelligente intuito del problema ecologico, e in parte aveva paura di essere sopraffatto dai giovani che nascevano e quindi cercava nuove strade. Questa è la piena maturità, in qualche modo appagata e anche, insomma, direi avanguardistica di Mascherini, perché è un'opera degli anni 50 che ha uno slancio molto personale e molto moderno per l'epoca. Qualcuno potrebbe pensare a un Giacometti più pieno. Sì, beh, è chiaro, cioè insomma, sì, in tutte le arti, in tutte le espressioni si è figli del proprio tempo, ecco. Sì. Però Mascherini ha avuto un percorso che io potrei definire molto personale, ecco, sia dagli esordi fino alla fine, ecco, era talentuoso ma anche creativo nel senso proprio del linguaggio. Allora, lei ha accennato prima alla fama internazionale di Mascherini, che ci fa vedere appunto anche in altri luoghi del mondo opere da lui firmate. Tra l'altro c'è proprio un altro Cantico dei Cantici che sta in un parco in Germania, sta a Marl, che è nella Renania-Vestfalia, e c'è un laghetto nel parco di una clinica, e nel mezzo del laghetto c'è questa immagine, c'è questa scultura, ed è la stessa, diciamo, perché lui faceva comunque delle repliche, non tante, ma le faceva, ecco. Ecco, era prassi questa? Ma basta dirlo. Cioè, basta dirlo. Il titolo dell'opera di Mascherini è Il Cantico dei Cantici, e c'è proprio una serie di versi, no, architetto, tratta dal Cantico dei Cantici, che sembra quasi descrivere, se vogliamo, l'opera. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come gli inferi è la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che dispregio. Salomone, 900 avanti Cristo. Il re Salomone, che era un colto ma anche un grande amatore, diciamo, come se ne intendeva, insomma. C'è nell'opera di Mascherini un tema più ricorrente? Oppure questo è un discorso che magari in pittura vale di più ed in scultura è meno, come dire, è meno pregnante? No, Mascherini per tanti anni ha prediletto il corpo umano e anche il ritratto tridimensionale. E questo è un leitmotiv del suo linguaggio, anche esseri mitologici, per esempio, ma meno, direi il corpo umano. E poi, come dicevo, nel 70 tronca completamente con il corpo umano e passa ai fiori. Ci sono anche dei riferimenti, poi dopo, qui entriamo sempre nella valutazione personale che ognuno di noi poi ha dell'opera di un artista, perché può dipendere tutto ciò anche dai suoi studi, dalle proprie, come dire, dalle proprie sensazioni. Io ho visto in alcune opere di Mascherini una chiara derivazione pittorica, per esempio da Miró. Posso pensare anche alle questioni che hanno a che fare appunto con gli animali, eccetera, proprio perché, come diceva lei, ogni artista vive nel suo tempo e non può in qualche modo non essere, se non influenzato, comunque anche non interessarsi
all'opera di quel naturale. Poi appunto Mascherini viveva nel suo tempo molto vivacemente, cioè non stava chiuso in studio a creare e basta, avendo anche tutti questi contatti e poi anche viaggiando molto. Lui per esempio nei primi anni 50 vince il premio Cortina a Cortina, che prevedeva il premio Parigi a Cortina, che prevedeva appunto una mostra a Parigi. Va a Parigi, fa una mostra personale di grande successo e viene a contatto con molti personaggi come per esempio Boris Vian e altri che quindi gli aprono la mente, e ci sono tante sue foto che lo ritraggono con tanti anche artisti francesi, quindi diciamo, e anche tutto questo suo esporre e promuovere la sua arte in Europa e nel mondo gli crea dei continui contatti, e quindi è un uomo informato. Tra l'altro ebbe dei contatti anche in Francia con Jean-Louis Barrault, che è stato uno dei grandi attori del teatro francese, che magari qualcuno di noi ricorderà per il film Les Enfants du Paradis di Marcel Carné. Probabilmente, forse, si può anche, io non ho letto questo, però se ha avuto dei contatti con Boris Vian, probabilmente anche con Gérard Philippe. Perché certo, molto facilmente. I due collaboravano, sì. E credo che con gli anni ci siamo, ecco, insomma. C'è stata appunto anche questa attività di Mascherini scenografo. Sì. Beh, lui l'ha espletata inizialmente al Teatro Verdi, al Teatro Stabile di Trieste, ma poi al Teatro dell'Opera di Roma, e lì ha fatto, e poi a Trieste moltissimo con la cantina, che forse non tutti ricordano, ma era dalle parti, diciamo, sopra il Viale 20 Settembre, c'era una sede modesta, ma dove venivano messi in scena e tradotti prima da un gruppo di signore fondatrici, tra cui la Alma Dorfles, la cognata di Dorfles, che mettevano in scena delle opere straniere e prima le traducevano, inedite assolutamente per Trieste. E Mascherini creò molte scene anche per la cantina. Aveva un taglio molto moderno, molto vivace, molto così guizzante, come un po' possiamo dire è quest'opera. Quindi ecco, le scenografie sì. Un po' ricordavano. Sì, questo modo così, diciamo, espressionista, ecco, linguaggio espressionista ho visto nelle sue scenografie, che d'altro canto erano coeve, perché questo del 58, la cantina in quegli anni. C'è forse un altro, mi viene in mente adesso, c'è forse un altro collegamento, forse un pochettino più come dire, difficile da cogliere, però in alcune opere di Mascherini c'è un collegamento, per esempio, con le scenografie degli spettacoli di Martha Graham, però qui siamo veramente è un discorso un po', forse ci porterebbe un po' troppo oltre. Un discorso raffinato, non perché lo faccio io, ma è molto giosefiano. Io avrò già ho avuto modo nella prima puntata, ma probabilmente in tutte queste puntate la mia derivazione giosefiana sarà più che evidente. È un pregio. Ne sono fiero e sono anche fortunato di avere questa possibilità. E c'è anche un Mascherini pittore, oppure proprio no? Direi che c'è un Mascherini disegnatore, perché la scultura va molto spesso, quasi sempre a braccetto con il segno. Certamente il pittore che lei mi chiede viene fuori, emerge soprattutto nei bozzetti per le scenografie, no? Che erano in qualche modo pittura, dove c'è anche il colore invece che il bianco e nero dei suoi numerosi disegni. Aveva un segno molto brillante, molto essenziale, e chiaramente è un segno che prelude allo svolgimento del volume, no? Quando abbiamo parlato prima, Mascherini, profeta in patria, quindi giustamente riconosciuto, le opere di Mascherini a Trieste sono appunto visibili, in questo caso magari è un po' quasi, se vogliamo, non nascosta dagli alberi, ma insomma, diciamo protetta, dai. Forse gli alberi saranno cresciuti nel tempo. Appunto. Però volevo chiederle, è stato studiato tutto Mascherini? Cioè c'è qualche cosa che vale ancora la pena indagare?
ma qualcosa c'è sempre. E so che adesso è in preparazione, per esempio, un volume, uno studio, una mostra proprio sul Mascherini scenografo. Comunque Mascherini ha la fortuna di avere degli eredi e l'archivio Marcello Mascherini, che sta appunto dalle parti di Pordenone, e quindi degli eredi che hanno catalogato e studiato e poi anche favorito la pubblicazione di Allemandi, editore di Torino, che anni fa ha fatto due libri, quindi quell'azzurro baby tipico di Allemandi, in cui è classificata tutta l'opera di Mascherini, ma anche molti dei pezzi critici che sono stati scritti su di lui. Quindi sicuramente, a differenza di altri, ha avuto la fortuna anche di avere questo prosieguo dopo la sua morte. È curioso, no, architetto, faccio questa domanda conclusiva, che appunto un artista come Mascherini non smetta mai di essere terreno di studio, terreno di interesse, no? Qualcuno potrebbe dire, boh, ormai sappiamo tutto di lui, ma questo è abbastanza comune fra l'altro. Sì, ma è stato un grande lavoratore, praticamente, insomma, lui ha dedicato la sua vita al lavoro. E io ho visto, da tutte le opere che ho visto, sempre nuove nel corso della mia attività di critico, e quindi certamente, essendo anche uomo che ha viaggiato il mondo e ha esposto nel mondo, è chiaro che certe cose non possono essere ancora tutte studiate. E quindi per un grande produttore come è stato lui, produttore di qualità, e certamente ci sono ancora delle anse ignote da esplorare, che ogni tanto anch'io ne vengo a conoscenza, insomma, sì. Qui siamo un po' sul personale. Qual è l'opera di Mascherini che lei predilige? Ma forse tra tutte quelle che ho visto è proprio quella erotica di cui parlavo prima, perché è un'opera abbastanza giovanile, anni 30, quindi lui era giovane, ma già si vede tutto il suo talento e tutta veramente la sua dolcezza e questa così poesia contenuta che usciva dalle sue mani. Architetto, grazie per essere stata nostra ospite in esterna, penso che la utilizzeremo anche più avanti per raccontarci altre opere che Trieste ha a disposizione, che i triestini magari vedono tutti i giorni, ma magari appunto non sanno tutti i retroscena, tutto ciò che sta dietro queste opere dell'ingegno. Si chiude questo spazio di Trieste in diretta, poi di nuovo in studio. CR Trieste. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Eccoci dunque pronti per la seconda parte di Trieste in diretta. Come sapete ormai da qualche settimana, questa è la terza per dire la verità, il venerdì la prima parte del nostro programma è dedicata alla storia di un'opera d'arte o anche di architettura presente sul territorio della nostra città, e la seconda parte invece ha le caratteristiche tipiche della trasmissione incentrata di venerdì sulla cultura. E quindi quest'oggi è con noi la presidente degli Amici della Contrada, Daniela Gattorno, che tra un po' vedrete inquadrata. Eccola qua, adesso la vedremo. Ecco, perfetto. Grazie per essere tornata a trovarci, perché tu sei già stata ospite. Sì, sono stata. Buonasera a tutti, buonasera ai telespettatori. Sono tornata nella versione pre-Covid, quindi con uno sfondo diverso. Adesso abbiamo questo colonnato, questa prospettiva. Sì. Bellissima. Eravamo un po' stanchi, diciamo, di quell'altra, ma vabbè. Beh, Trieste allora, non stanca mai. Intanto io direi che possiamo un pochettino parlare in generale degli Amici della Contrada, che credo nasceva e sarà quanto? 21 anni questa stagione. Stavo per dir 20.
grazie alle intuizioni del grande regista radiofonico, Rai, insomma teatrale, Mario Licalsi, che volle portare in teatro questa forma di teatro allegio, un po' come i vecchi sceneggiati alla radio che tuttora... Io mi ricordo, io ho un'età che mi ricordo, che mi consente di ricordare un ciclo di commedie radiofoniche che si chiamava Una commedia in 30 minuti e andava in onda alla mattina e poi veniva replicata la sera di qualche giorno dopo, azzardo il martedì e il venerdì o il lunedì e il giovedì, e c'erano appunto delle commedie, dei capisaldi della storia del teatro, ma anche delle commedie più leggere, meno importanti, che venivano appunto ridotte in 30 minuti ed affidate quella volta insomma erano anche gli attori che poi vedevi negli sceneggiati televisivi e sentivi nei radio sceneggiati, che erano anche una roba meravigliosa, per dire. Una roba meravigliosa. Io mi ricordo uno, il Fiacre numero 13, con una... che poi non ho mai... credo fosse una roba un po' più plumbe, po' più cupa, credo, quindi nella Parigi di inizio Novecento, ma il Fiacre numero 13. Ma è infatti un po' quello che cerchiamo di portare avanti noi negli anni. Io sono questo è il terzo anno di presidenza, però ho partecipato a tanti leggi in precedenza appunto, ma prima di me naturalmente si sono susseguiti tantissimi nomi importanti: Marisandra Calaccione, Francesco Macedonio, lo stesso Mario Ricalsi, Elke Burul, la grandissima Lidia Kozlovic, Massimo Sommaglino, insomma tantissimi hanno curato le regie di questi adattamenti. Appunto, nella tua trasmissione che ricordavi erano 30 minuti, noi adesso siamo arrivati ai 60-65 minuti. Sono sempre riduzioni comunque. Sono sempre riduzioni, perché anche partendo dai testi classici che noi amiamo molto, e noi cerchiamo di fare delle rassegne che comprendano sempre dei testi classici, dei testi contemporanei, delle commedie, dei pezzi più impegnati, per dare una varietà di offerta. E sono sempre 5 atti, insomma è un po' difficile portarli in scena leggio, quindi cerchiamo di mantenere la storia, naturalmente i personaggi, però di dare una concentrazione un po'... Qual è la libertà che dà il teatro al leggio e qual è invece, se vogliamo, la costrizione che dà il teatro al leggio? La libertà è quella di affrontare dei testi che molto spesso, per ragioni un po' sconosciute, un po' misteriose, sono difficili da portare in scena. E questa è la grandissima libertà. Pertanto io adesso ho portato in scena con Sara Alzetta, Adriano Giraldi e Valentino Pagliei, abbiamo portato in scena un pezzo di Jasmine Reza. E insomma io ero felicissima, il massacro, il carnage, portarlo in scena in maniera di prosa, insomma con la messa in scena normale, è un po' più difficile. E quindi noi abbiamo la libertà di affrontare testi inusitati nel teatro, sì. Ma e la costrizione è la stessa, insomma è un po' un cane, sì, che si mangia la coda. Un cane che si morde la coda, mi rendo conto. Esattamente, perché certi testi si prestano molto bene, tipo Carnage o Il Dio del Massacre, sì, si è prestato benissimo, perché in un salotto l'unità di spazio e di tempo è andata benissimo. In altri, tipo ricordo lo scorso anno, la scorsa stagione, abbiamo aperto con Il Fiore di Cactus, una commedia meravigliosa, è stato impegnativo, perché comunque abbiamo cercato di fare diversi movimenti. Però siete riusciti a ridurre Fiore di Cactus in quanti personaggi? In quanti personaggi? Beh, erano i 4 più 5, una paziente che ho curato io perché mi sono tenuta un piccolo spazietto, e la paziente del dentista, e poi l'amico c'era, sì. Personaggio. Non so se c'è nel testo teatrale, nel film c'è quella battuta: mi stanno impiantando una telecamera nel dente del giudizio.
che se, no, anzi, no, mi perdono a Leonardo Zanier che ha fatto proprio il paziente quello più stravagante, sì, l'amico gallo, che... il gallo, perché abbiamo fatto tutto un mismatch, insomma, però c'era l'amico. Fiore di Cactus è una macchina di risate fantastica. Credo sia, è francese, no? Mi francese. Pare la, sì, adattata, sì, splendidamente al cinema con Walter Matthau. Con Walter Matthau, bellissimo. E Ingrid Bergman. sì, sì, quindi è lì però anche una questione di ritmo, poi dopo, voglio dire, certo, anche il teatro alleggio è sempre ritmo e tempi. Ritmo, tempi, comunque l'ascolto dell'altro, comunque c'è sempre una grande sintonia. Noi abbiamo la fortuna, cioè... Io ho la fortuna di lavorare per il Teatro La Contrada, che è un teatro, insomma, con grandissime esperienze. Ormai gli attori che partecipano a questi leggi sono sempre attori molto validi, molto esperti, e insomma la macchina gira abbastanza facilmente. Allora, il prossimo appuntamento è per il 2 novembre. Il 2 novembre. E anche qui, in questo caso, è più o meno quello che hai detto tu, nel senso... Candida di George Bernard Shaw non è un testo che venga molto, molto rappresentato, no, negli ultimi anni. Mi pare che a Trieste poi... Forse non è neanche mai... Di recente, no, non credo, no, non credo proprio. Questa è stata un'idea di Elke Burul, che è nel direttivo degli Amici e che da sempre collabora, lei ai tempi ancora di Mario Licalzi era una sua allieva, pertanto ha portato avanti con grande amore questa forma di teatro. Elke Burul ha scelto il testo e l'accompagnano in scena Adriano Giraldi, Diana Hobel e il giovane Davide Rossi, che ha partecipato adesso in La ricerca della simmetria. Sì. È Davide Rossi, è il che Burul ne cura la regia, ha fatto l'adattamento, che anche questo Bernard Shaw è un classico, insomma... È un po' meno rappresentato, oggettivamente. Sì, però insomma anche lui è un drammaturgo fantastico. Tra l'altro credo che Vince, sì, è l'unico che al momento che abbia vinto il premio Nobel per la letteratura e un premio Oscar... Per la sceneggiatura, adesso non mi ricordo quale film, eccetera, no, però è una caratteristica abbastanza particolare. Abbastanza particolare. Credo sia l'unico, perché non vorrei sbagliare. Ah. Io non ti non so, so aiuto, in questo momento mi trovi sprovveduta di No, no, beh, quando si parla di Oscar in genere, come si dice, mi impizzo e quindi trovo, credo sia... Però appunto, e anche qui voi potete, come dicevi prima, anche avete la possibilità anche di recuperare in qualche modo autori che per una ragione o per l'altra poi scompaiono dai radar, perché credo proprio sia così, anche nell'ordine delle cose, francamente, no? Certo, certo. Non abbiamo mai affrontato, forse... In passato, a me ogni tanto, anche a Elke, ogni tanto viene l'idea di affrontare la tragedia greca, sai, quei testi proprio pietre miliari, affascinanti, però è molto difficile quello, rimane un po' difficile, anche a leggio. Allora, vediamo, Oscar alla migliore sceneggiatura non originale, George Bernard Shaw per il film Pigmalione. Il Pigmalione, ecco, certamente, certamente. 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 Allora, questo dunque il giorno 2 di novembre. Che è lunedì, perché gli appuntamenti sempre di teatrologia lunedì, no? Sono sempre di lunedì alle ore 17.30. 17.30, ok, perfetto. Tra l'altro vedevo un pochettino anche quelli che saranno i prossimi appuntamenti, intanto li diciamo, e partiamo dal fondo, nel senso dall'ultimo, che è il 14 marzo. Sei mai stata sul cammello. Mai stata sul cammello di Aldo Nicolai, che questo è anche un caso incredibile, no? Di un drammaturgo italiano che è molto conosciuto all'estero, ma non nel nostro paese. Probabilmente perché forse, come dire, porta avanti una tradizione di teatro borghese che in alcune realtà funziona ancora e magari da noi no. Ma io non lo so, perché invece a Trieste, cioè La Contrada... No, La Contrada lo sì. Lo, è brutto dire così, cioè no, pesca dal sì, questo sì, dall'operato, questo. Dagli scritti di Nicolai, perché lo troviamo molto divertente, anche ha una scrittura lineare e sempre molto accattivante, anche questa commedia, insomma...
sarà molto divertente. Abbiamo fatto le gatte randagie poco tempo fa, sempre di Nicolai, proprio io e Elke, e insomma ci aveva divertito molto. No, la contrada devo dire, sì, soprattutto sì. Poi il teatro Aleggio, Aldo Nicolai, tra l'altro è stato adesso, da poco tempo, il mese scorso, è stato il centenario dalla nascita. Tanto credo che... In Piemonte, lui è piemontese. Non mi ricordo qual è il testo che la contrada portò in scena anche abbastanza di recente, credo ci fossero Ferrari, Mazzarella e Isa Barzizza, se non mi ricordo. E classe di ferro, certo. Parla di una ventina d'anni fa. Anche. Sì, forse meno, perché io ero già... Sì. No, okay. Sì. Poi ci sarà anche Un inglese all'estero di Alan Bennett, sì, altro grande scrittore britannico contemporaneo, anche lui forse poco conosciuto da noi come autore di teatro. Più come romanziere, certo. E l'11 di gennaio c'è una giornata particolare che è tratto da un bellissimo film di Ettore Scola, scritto anche con per il Maurizio teatro. Costanzo, tra l'altro. Qui è riscritto per il teatro dalla moglie di Scola, Giuliana Fantoni. Sì, corretto. Un bellissimo film, è straordinario. C'è quello per esempio è uno sfizio, ma è una storia, è un film che io adoro. Io Scola come regista è uno dei miei registi preferiti, e quindi quel film lo riguardo sempre volentieri. E così è un azzardo, naturalmente non vogliamo avvicinarci, però la storia, insomma, crediamo di poterla. Tra l'altro ho visto, apro e chiudo subito una parentesi, ho visto i trailer dell'ultimo film di Sofia Loren che si intitola La vita davanti a sé, o Tutta la vita davanti, comunque è tratto da... Ma da Romain Gary? È tratto da Romain Gary, e devo dire la verità, noi tutti abbiamo in mente... Il romanzo è eccezionale. Fantastico. C'è stato un film negli anni 70 con Simone Signoret che incarnava perfettamente questo. Tutti quanti hanno detto, la Loren in quella parte può sembrare stonata, eccetera. Il film astutamente è leggermente modificato, perché anziché svolgersi intorno alla Seconda Guerra Mondiale, insomma, il periodo di Seconda Guerra Mondiale... Sì, l'ho letto un po' di tempo fa adesso, però... Perché... Quello è il periodo, si svolge nella Bari contemporanea e il gioco cambia, nel senso che il ragazzo non è il figlio di un sopravvissuto, comunque non è un sopravvissuto alla Shoah mi pare che sia, insomma, comunque è attualizzato, e devo dire la verità che la prova della Loren, per quanto si può intravedere dai trailer, è abbastanza coraggiosa, perché si mostra completamente senza trucco sì, eccetera, come in una giornata particolare, dove giocava addirittura, se vogliamo, un po' a, non dico a imbruttirsi, ma... Sì, a inciattire, sì, è una donna un po' sciatta, sì, no? Sì, questa casalinga oberata dagli impegni familiari, da questo marito prevaricatore, da un po' da questa oppressione che era presente in quel periodo, insomma, e in quella giornata particolare. Un bellissimo film che, se lo rivedete, beccatelo. Quindi c'è anche la curiosità, perché dopo... Poi venite a vederlo a teatro. Appunto, anche. Perché poi un testo così bello è anche bello vedere, sì, come viene adattato. Poi anche adattato ed interpretato. Invece, certo, non conosco, e questo devo dire la verità, visto che parla anche di un film, un po' mi preoccupa, il testo del 7 di dicembre, per questo sono sceso partendo dal 14, La mia vecchia signora di Israel Horowitz. Qual è? È quello con Maggie Smith? Sì, bravissimo, bravissimo, capito, proprio allora quello. E questo invece è un testo scelto da Ariella Reggio. Ariella ha un posto d'onore, tra l'altro sta andando benissimo. Alla grandissima, con Ottantena. Sì. La nuova, insomma... Con me, insomma, la nuova proposta, ma anche coraggiosa da parte, se vogliamo parlare di coraggio d'attrice, sì. Ariella qui, insomma, dopo è una prova
importante per lei. Non ha di quell'altro disturbatore Anselmo, scatenato. Anselmo Luisi, molto bravo, bravissimo, lui. Un talento. Poi Davide Calabrese, che so che è amico tuo e tu apprezzi molto il lavoro di Davide. No, Davide è un grande professionista. Bravo. Poi anche una cifra tutta sua. Esatto, ha uno stile. Discutevamo, ha uno stile, Davide molto, ha uno stile molto particolare. Perché... Però qui ha cercato di andare oltre il suo stile, no? Perché di solito lui naviga bene nei musical, nelle storie brillanti, vaudeville, ma qui, insomma, stand-up comedian, Ariella si è prestata molto bene, questo grande talento giovane di Anselmo l'accompagna, insomma, la supporta, però è un format nuovo per tutti. Poi anche, voglio dire, mandare a memoria, a parte che poi... Ah, magari poi questo chiedo anche, perché... No, allora lo chiedo subito, perché intanto volevo chiedere solo alla regia se mi comunicano, e chiedo scusa, l'orario esatto di chiusura. Ecco, per esempio, no? È ben vero che quando si arriva ad un certo professionismo il problema di memorizzare le battute non è più un problema, insomma, no? Beh... Ci sono delle tecniche, ognuno ha la tecnica sua? Io credo che ognuno negli anni, insomma, si sperimenta, quando si è giovani si ha la memoria bella fresca. Io ad esempio sono una che memorizza col corpo, coi movimenti, e ho una memoria corporea e quindi quando il mio corpo o faccio certe azioni poi mi tornano alla mente le battute. Ariella è una che ha una memoria eccezionale, eccellente, lei scrive le sue battute, molti le ricopiano, scrivono e le ridicono. E, insomma, ognuno ha la sua... Io ho provato, devo dire, vabbè, posso raccontarla perché è tanto un po' una scemenza. E a me piace molto quel brano della Tempesta che si chiude con Noi siamo della materia di cui sono fatti i sogni. E siccome... No, non mi bastava impararlo a memoria in italiano, mi sto intestardendo per impararlo a memoria in inglese. E c'è un punto in cui mi blocco perché c'è un passaggio che mi risulta difficile proprio da comprendere in inglese e quindi è un po' uno scoglio. Che non riesco a... però la parte precedente, se mi sforzo giusto un attimo, ci riesco. Insomma. Ma a parte che ci sono anche molti esercizi, sì, bene, io bene. Insomma lavoro con i ragazzi, anche tengo dei corsi di teatro per ragazzi e durante i corsi facciamo tantissimi esercizi sulla memoria che aiutano anche a me. Però volevo dire questo, mi è fatto venire in mente con l'inglese, che quest'estate ho sperimentato di portare a memoria delle poesie in inglese della Emily Dickinson, mentre Emily Dickinson in italiano io la leggo e dopo due volte mi viene, in inglese ho fatto una fatica perché non ho dei punti di riferimento mentali probabilmente. Tra l'altro, magari qui parliamo di prosa, però per esempio un autore di prosa che io amo tantissimo ed è P.G. Woodhouse, è tradotto benissimo in italiano, leggerlo in inglese, che qualcuno potrebbe dire sarà semplicissimo, in realtà è piuttosto impervio perché ci sono molte secondarie, certo. Che l'italiano, insomma, le padroneggi, eccetera. Con l'inglese, se non altro per l'uso anche, insomma, sono certe congiunzioni che possono essere lette in più modi, è un po' complicato, non è detto, ma questo di Shakespeare, c'è un passaggio che, guarda, adesso me lo ricordo, and this globe itself, di solito quando mentalmente mi porto, quando mentalmente cerco di ricordarlo, là mi blocco. Non so perché. Chissà. Vabbè, insomma, comunque. Misteri della mente. Comunque, ecco, voglio dire, ma è vero anche che mi dicono che le perfidie fra attori non esistono più? No, cioè, le perfidie tra attori. L'attore in questo momento poi... Sì, ecco. poi dopo parliamo anche di questo. Ecco, apriamo un grande... Però no, ma voglio dire, mi dicevano molti che se qualcuno voleva fare un dispetto a un collega che gli stava un po' sulle scatole, eccetera, delle volte era sufficiente modificare leggermente o una battuta o il tono della battuta per mandare l'altro in tilt. Mi dicevano, allora, questo non so se... Come... Possono essere aneddoti, io personalmente, te lo giuro, non voglio fare perché sono qui davanti alle telecamere,
Io sono 20 anni che lavoro come professionista, non mi è mai capitato di assistere tipico. Neanche, non su di me, io non mi sognerei mai di farlo, ma neanche ne ho sentito. Deve essere molto tipico di un tempo, no? Quando forse, di un tempo, quando c'erano le dive, i divi, le prime donne. Di solito, io ho adorato sempre lavorare in teatro, adoro lavorare in teatro perché mentre si costruisce lo spettacolo si crea invece una sorta di grande solidarietà, perché poi il nostro totem è lo spettacolo e deve andare bene quella. Però potrebbe essere che comunque al di là di tutto, se uno anche per, come posso dire, anche per distrazione magari delle volte può porgere la battuta in modo diverso o quello, comunque addirittura ci possono essere dei buchi di battuta, quello ci può essere, è capitato, a me è capitato personalmente anche in scena, e appunto cerchiamo di aggiustarcela. E là come si è? Si improvvisa. c'è un aneddoto che riguarda Tino Carraro, che una volta durante una diretta televisiva scordò momentaneamente le battute. E allora da vecchia volpe muoveva le labbra e a casa pensavano che fosse caduto l'audio. Poi ha risolto, ma nel momento aveva... Questo si può fare in video, però in teatro non si può. In teatro l'importante è mantenere il senso, no? Perché, cioè, e non andare rientra, in panico, si certamente. In carreggiata, insomma. Sì. E a volte l'altro, ecco qua invece, mi è successo, può capitare che il compagno di scena ti aiuti. Comprende. Capita. Allora, dunque, già essere attore nel nostro paese è difficile, diciamo la verità, perché... Perché è abbastanza palese a noi che magari stiamo, come dire, siamo un po' dietro le, come dire, stiamo un po' dentro le cose, un po' stiamo fuori, però insomma si capisce che è un rapporto strano quello che nel nostro paese c'è tra l'attore e, diciamo, il potere, anche se non ha grande senso, come, anche perché questo ci porterebbe ad un altro discorso che, se abbiamo tempo, lo provo a farlo, però in questo preciso momento credo che sia disastroso. Un momento drammatico, e ripeto ancora, magari la gente dirà ma lui insiste su certe cose o perché ormai ho un'età dove incomincio ad insistere. Io, a me sembra, da quello che noi percepiamo anche dell'atteggiamento dei nostri telespettatori, che per la grande maggioranza della gente nel nostro paese, l'attore è comunque uno che, bon, sì, tanto si diverte. Certo. E non si conosce lo studio che c'è dietro la preparazione di un ruolo, ma soprattutto, e questo è ancora più deprecabile per come la vedo io, non si prende in considerazione che fare teatro, fare spettacolo in genere, anche fare cinema, anche fare televisione, significa dover poter contare sugli altri. Cioè c'è altra gente che fa in modo che Daniela e tutti gli altri vadano in scena. Ed è gente che alla fine magari non riceve l'applauso finale. E secondo me in questo preciso momento, forse nemmeno nelle sfere più alte, c'è la consapevolezza di ciò. È un momento sicuramente difficilissimo, molti di noi stanno pensando addirittura di... non di cambiare mestiere, ma di cercare di sopravvivere, perché davvero ci saltano le date, ci saltano gli appuntamenti continuamente. Noi siamo stati fermi, proprio bloccati a casa. Noi lavoriamo in presenza, cioè non abbiamo fatto le cose online così, ma quelle assolutamente a titolo gratuito, poi non diciamolo. E quindi però dal parte dello Stato è la prima volta che io vengo riconosciuta come lavoratrice dello spettacolo, dopo, cioè mi sono sentita riconoscere lavoratrice dello spettacolo adesso, a causa di questa cosa qui, con questo finanziamento, questo aiuto, questo bonus delle 600 euro che insomma grazie al cielo c'è stato, però è stato difficile, insomma poi comunque...
è stato difficile rientrare. Tu dici grazie a persone che si occupano, certamente io ho alle spalle il Teatro La Contrada, poi non solo, io sì, mi, poi c'è anche, mi ecco, muovo. Per dire, c'è anche la parte amministrativa dei teatri che, certo, non viene, ma... che se i tecnici non vengono presi in considerazione dall'opinione pubblica, figuriamoci gli amministrativi, che quelli manco si immagina. No, no, beh, ci sono delle aziende vere e proprie dietro di loro, no? Gli attori, noi siamo quasi tutti liberi professionisti, sì. Noi veniamo scritturati al momento dello spettacolo e questo fa sì che siamo molto precari, noi viaggiamo sempre, cioè a un certo punto ti fai un po' una scorza, no, di questa precarietà. Il divertimento che la gente vede è vero e pertanto ci frega noi, sì, perché sì, ci divertiamo così tanto, come sì, dice anche Conte, che ci hanno fatto tanto divertire questi attori. E a volte è una zappa che ci diamo sui piedi da soli, perché amiamo talmente tanto questo lavoro che a volte insomma, superiamo i momenti più difficili, no? Perché comunque da libera professionista in un paese dove appunto il teatro viene preso un po' così, noi non abbiamo nessuna tutela, nessuna niente, insomma lavoriamo. E quando non ci danno neanche la possibilità di lavorare, questa settimana mi sono saltati diversi, forse l'ho ridetto perché mi è colpito abbastanza, è difficile, difficile. Tra l'altro, ma questo lo vediamo dopo eventualmente, in chiusura. C'è anche qualcosa per Halloween che vuoi? Ah, yes, se tutto va bene, come mi auguro, perché il teatro ragazzi, io in Contrada sono entrata come attrice di teatro per ragazzi e da un po' di tempo curo anche le regie dei teatri ragazzi, insomma, anno dopo anno insomma, sono cresciuta anch'io insieme a loro. E da un po' di anni, durante Halloween, facciamo questa festa spettacolo. Solitamente davamo l'appuntamento al Teatro dei Fabbri, che quest'anno appunto sempre ci ripetiamo, ma grazie a questa, a causa di questa situazione è stato un po' messo da parte perché la capienza è piccola, troppo minima. Quindi aspettiamo tutti i bambini in maschera al Teatro Bobbio. Li aspettiamo il 31, ovviamente, alle ore 17. Ah, che Halloween sarebbe il 31, sì, io vado sempre in tilt. Halloween è il 31, sì. Quindi domani, la prossima settimana, sabato prossimo, pomeriggio. È una tradizione, è vero che Halloween è la parola americana, no? La festa americana, dolcetto o scherzetto. Naturalmente la festa teatrale comprende, il sottotitolo è dolcetto e scherzetto, ecco. E i dolcetti... ci sono. O scherzetti o dolcetti. Chi trovano poi accanto a te, magari mascherati, chi ci sarà anche? Io spero, di solito arrivano proprio i bambini mascherati. Ah, arrivano zombie, arrivano fantasmi, arrivano scheletri, arrivano zucche, arrivano streghette, arriva di tutto. E poi c'è una strega che porta avanti questa festa. Okay. Streghe, quest'anno ci saranno mostriciattoli, fantasmi. Credo che ci fosse anche Francesco Godina, credevo che anche lui. No, Godina in questo appuntamento non c'è. Godina c'è in appuntamenti della domenica per il Teatro Ragazzi. Ci sarà, credo, al prossimo appuntamento, non ricordo qual è, ma Godina ci sarà senz'altro nei Musicanti di Brema, una delle prossime domeniche. Sì. Ok, allora ricordatevi anche l'appuntamento del... domenicale, ti racconto una fiaba. Ti racconto una fiaba, e poi di Halloween, appunto sabato della prossima settimana, alle ore 17. Oh, volevo, vi aspettiamo. Invece, volevo proprio chiudere affrontando un altro discorso che mi è venuto in mente proprio questa mattina. Ed è il curioso rapporto appunto che il nostro paese ha con la satira anche attraverso gli attori. Mi è venuto in mente perché tra l'altro credo forse avrò visto il cartellone dello spettacolo di Dario Fo e Franca Rame che è in programma in Contrada. Sì. È una cosa strana perché a parte appunto Fo, ma mi sembra che nel nostro paese c'è una tradizione di comicità, di satira, che, come dire, non va contro il potere, come succede da altre parti, ma cerca di, come dire... accomodarsi.
Sì, tu hai detto, stavo dire già, cerca di arruffianarselo in qualche modo. Io sono accomodante. Tu sei accomodante, ho capito. Ma mi è venuto in mente questa, cioè quando io, magari non è uno che fa teatro, ma comunque quando io leggo di Forattini che consegna l'originale delle proprie vignette al politico che prende in giro, insomma dico, perché? Ma Forattini non era così cattivo poi. Sì, questo è anche vero, Forattini non era così cattivo, però non so, ho sempre questa idea, l'idea per esempio che non so, dopo un paio d'anni limitato e limitatore si ritrovano sullo stesso palcoscenico, a tarallucci e vino. È una cosa che a me dà un po', se devo essere sincero, dà un po' fastidio. Non so, io come pubblico, diciamo, come cittadina, io apprezzo moltissimo la satira, ho apprezzato i Guzzanti, a me piacciono tanti Guzzanti, Crozza potrebbe essere uno. A teatro stavo pensando adesso mentre parlavi, e noi a Trieste, voi triestini, insomma Angelo Ceccherin era un grande esempio. È quello proprio esempio. Veramente non guardava. E infatti è stato benché dimenticato. Sì. Ricordo ultimamente, io lo guardavo sempre da un po' di anni fa, 25 anni fa, Daniele Luttazzi sparito. Sì. Sì. Lui, magari non siamo come in Francia che rischiano qualcosa di più, difatti, sì, del buio televisivo, del palcoscenico. Sì, la rischiano la pelle. Quindi la forse però, qualcuno... è una cosa strana, è un qualche cosa che mi non so. Davide Calabrese, quando io ho fatto questo discorso un paio di mesi fa su Facebook, mi ha mostrato una foto in cui Mel Brooks abbracciava Barack Obama, ma insomma lì lo trovo diversa come beh, ma come Barack cosa. È Barack poi, cioè, anche se dicono che anche lui è un accomodato e si è accomodato, no? Dicono, la storia lo dice, insomma. Ma ogni paese ha un po' forse adesso è un discorso un po' sì, mi rendo conto anche che farlo così potrebbe sembrare un'entrata a gamba tesa. Figurati, io ricordo appunto a Trieste, ricordo bene Angelo Ceccherin come satira, che appunto, no? Pagò questo suo essere irriverente nei confronti di tutti, poi insomma, perché tra l'altro così deve essere. Sì. E ha avuto problemi con la Dema, anche con una certa non parliamo sinistra. Non parliamo di sua moglie, che problemi ha avuto, ecco. Certo. Però insomma è bello, ecco, per esempio io ho trovato disdicevole che quando vinse il Nobel vi fu più di uno che storse il naso eccetera. Figuriamoci se in un paese, citiamo ancora la Francia, se un francese vince il Nobel, figurati se vanno a storcere il naso. Noi abbiamo questo tipo di atteggiamento che secondo me stiamo anche un po' pagando, ma questo, come diceva il barman di Irma la Dolce, è un'altra storia. Allora, altro grande Irma la Dolce, bellissimo film. Là c'è Billy Wilder. Ecco, lui per esempio è un autore che noi ogni tanto andiamo a pizzicare. Eh? Secondo me Billy Wilder, l'ho detto, è un po' di tempo che non lo citavo, il mio amico Guido Indri in regia forse sarà preoccupato, Billy Wilder è secondo me uno dei più grandi filosofi del Novecento. Che poi sia stato anche un regista è una fortuna, ma prima di tutto era un filosofo, perché ha descritto la società occidentale di quel secolo meglio del secolo scorso, meglio di qualunque altro. Allora, ricordatevi l'appuntamento. Il prossimo è... andiamo per ordine di tempo. Halloween, quindi sabato della prossima settimana, 31 di ottobre, alle 17.30 al Teatro Bobbio. Alle 17. 17? Mm. Ah, 17 al Teatro Bobbio, e ancora il 2 novembre, questo sia alle 17.30. Questo sia alle 17.30. Candida di George Bernard Shaw. Grazie a Daniela Gattorno, presidente degli Amici della Contrada, buon lavoro. Grazie. E arrivederci. Grazie a voi. Grazie. Noi ci vediamo con Trieste in diretta lunedì alle 17.30. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie. Perché? Ok, perfetto. Grazie mille.
Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.